Dai, Sandrino. Eccoci qua in area YouTube del convento di Lonato con loro, un gruppo che viene da Sabbio Chiese. Sabbio Chiese, wow! E nessuno rispose. E nessuno? Rispose. Nessuno rispose. No, lui sì, dai, lui è coraggioso. No, ci siamo, Sabbio Chiese Ale Ale. Siete del Chiese Ale Ale? Volete fare anche il corretto? Guarda che si può, eh? Vuoi Sabbio fare il corretto? Dopo alla fine. Dopo, alla fine, alla fine. E avete trovato due, due belle pischelle nel fiume, le avete pescate? Ah, sono? Le sue nipoti. Ah, le sue nipoti, ma allora non si possono toccare, eh. Qua. No, lui ci sta molto attaccato, però, vedo. Vedo che. È comodo. È comodo. Come mai è comodo? Non lo sappiamo. Cioè, lasciamo spazio all'immaginazione. È sempre tua nipote anche quella? È comodino. Insomma, lui è possessore di nipoti dappertutto. È il più ricco possessore dei nipoti di tutto Sabbio Chiese, questo. È il nostro zio vecchio. Allo zio vecchio, A mio nipote devono crescere ancora i capelli. Zio Andreino. Allo zio Andreino che mi porta fuori con i suoi amici. Con il Vespino? Con i suoi amici che sono giovanissimi invece i suoi amici. Ciao. Vedi, guarda quei due là, guarda. Quelli là si sono anche imbalsamati fino a mai. Non si sono fatti. 21 e 25. Una vita 21, sofferta, lì a Sabbio Chiese. Questi hanno passato una vita piena di guai, come direbbe Vasco Rossi, no? Giusto? Ma ragazzi, Sandrino, vado via? No, vai. Vengo? Che faccio? A poco? Vai. Ok. Continuo così. Ma ragazzi, cos'è che si festeggia stasera? Il suo compleanno. Il tuo? 43. Quanti? 43. Ma 43. C'è aria cattiva, Sabio Chiese. 28 anni. Anche questo. Adesso mi dite che lo zio vecchio c'ha 30 anni e prendo e vado a casa, cavolo. C'ha 30 anni per davvero. Le fabbriche fanno un po' di inquinamento e si invecchia. Del culo, vuoi esprimerti in maniera sinfonica praticamente? Lo sblocchi tu il bebè. Quello è consentito. Tanto poi nel video l'effetto profumo non viene fuori. Vedo che le nipoti però ti guardano con stima. Io sì, per forza, perché io sono il cugino. Sei? Il cugino. Ah, il cugino. Il cugino. È il nostro preferito. È il vostro preferito per un discorso di dimensioni sessuali o qualcos'altro? No, ah, no. Non è il cugino stretto, il cugino largo. Cugino largo, si allarga. Sì, mentre noi parliamo, i due gemellini lì fanno proprio i cavoli loro. Stavano facendo. Abbiamo scaldato l'ugola. Ah, voi stavate scaldando. Fatemi sentire che scaldate l'ugola, fammi sentire. Sembrano due usignoli, sembrano proprio due usignoli. Li hai sentiti da fuori? Ti esalta quando scaldano l'ugola? No, niente. La vostra amica fino a mai ha deciso di non entrare, per non stare con voi. Come si chiama la vostra amica, ragazzi? Elisa. Salutiamo Elisa che è rimasta fuori. Salutiamola. Ciao Elisa, ciao. Ok, però voglio sentire scaldare l'ugola anche del cugino, Vai. L'ugola? L'ugola. Oh. Cos'è? T'ha schiacciato il piede? No. La pallina. Oh! Attenzione che interviene anche lo zio, Lo zio è anche riparatore di palline a tempo perso. Ha una seconda attività, Sabbio Chiese. Attenzione, è posseduto dallo spirito di Elvis. Attenzione. Volete cantare? Ok, non me ne frega più niente. Everybody to Memphis. Ditemi solo i nomi delle due nipotine. Everybody to Memphis. The Pelvis. Let's go. Questo è trattabile. Questo quando si sveglia poi è trattabile. Alla balla cattiva, il Beppe alla balla cattiva. Alla balla cattiva. Il Beppe alla balla cattiva. La balla cattiva è la prostata infiammata. Pure la prostata infiammata. Attenzione addosso di ogni. Sono anche impaurito. Attenzione che stava dando dei colpi. Stava dando dei colpi di prostata all'amico in parte, E se ti fissa che parte col durello son cazzi. Son cavoli. Attenzione che se si strofina, se mi si strofina ancora poi è talmente infiammato che prende fuoco. Cambia colore al maglione. Ti cambia il colore del maglione e non solo, Change the color. Ecco. Quindi sarebbe il caso di not partire. Only. Sarebbe il caso di partire, giusto ragazzi? Prima non parli più in italiano ormai. Ah, ok. Voi quando lo zio fa così lo capite,
Sì, sì. Va bene, va bene. Ok, siete pronti? Che canzone avete scelto, ragazzi? Non è tempo per noi. Cioè, lo zio l'ha scelta lui, non se lo ricorda neanche, sta cercando di leggere il titolo. No, no. Ha cambiato. Però va bene lo stesso, dai, ragazzi. È diventato Nuvolo, quindi. Allora, attenzione, contestazione in corso. No, quello era il cugino che aveva delle strane idee prima, eh. È, una, è un'altra storia. Però non fate infiammare la prostata del nostro amico nuovamente. Se no, sono cavoli amari. Ok, dopo, dopo questa breve discussione. Anche guarda che parte, è partita, eh. Why in the morning? Why is the fire? Potete anche ballare, eh? Tu stai attento con la prostata, eh? Concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai. E calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza, abbastanza. Se per ogni sbaglio avessi 1000 lire, che vecchiaia che passerei. Strade troppo strette e diritte per chi vuol cambiare rotta, pure sdraiarsi un po'. Andare va bene, però a volte serve un motivo. Certi giorni ci chiediamo è tutto qui, e la risposta è sempre sì. Non è tempo per noi che non ci svegliamo mai, abbiamo sogni però troppo grandi e belli sai. Belli o brutti abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi, non lo sarà mai. Siamo tutti. Vai Sabbia Chiesa. Quel giorno passi di qua, lasciati amare, poi scordati presto di me. Che quel tempo è già buono per amare qualchedun altro, qualche altro. Dicono che noi ci stiamo buttando via, ma siamo bravi a raccoglierci. Non è tempo per noi che non ci adeguiamo mai. Fuori moda per l'orto, ma sempre fuori dai. Abbiamo donne pazienti, rassegnate i nostri guai. Non è tempo per noi, e forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi, che non vestiamo come voi. Non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi. Forse ingegni ed estratti, poco furbi casomai. Non è tempo per noi, forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi, non ci svegliamo mai. Abbiamo sogni però proprio grandi e belli sai. Belli o brutti abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi, forse non lo sarà mai. Piccola stella senza pelo. Ragazzi, fatevi un applauso, bravissimi. Grande Sandro. Bravissimi. Ragazzi, quando andrete a rivedere questo video sul sito del convento in area YouTube, vedrete che lo zio preso da un attacco di euforia da canzone ha cercato di accecare col dito la nipotina, proprio si vedeva che era proprio preso dalla canzone, mentre il nostro ragazzo suscettibile che si chiama Giuseppe a un certo punto ha abbandonato la canzone. San Giuseppe? Gian Giuseppe a un certo punto ha abbandonato la canzone, si è rivolto alla sua prostata e gli ha detto vai canta a te che io non ce la faccio più, e ha iniziato a fare così col microfono, quasi a cercare sollievo. Ok, però dimmi cugino, spettacolo, abbiamo uno sposo in agguato, attenzione, si vede.